Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. La cronaca in apertura. A Catania gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un trentenne. Si tratta di un ladro incastrato mentre compiva il colpo all'interno di un bar. Ha provato a compiere un furto in un bar del centro di Catania, ma non si è accorto di essere osservato dal titolare che in diretta, mentre guardava le immagini del sistema di videosorveglianza, ha chiesto l'intervento degli agenti della questura. I poliziotti delle volanti hanno sventato il colpo pianificato da un pregiudicato catanese di 30 anni con l'obiettivo di arraffare il denaro rimasto in cassa in un noto esercizio commerciale di Piazza Europa. A dare l'allarme è stato lo stesso titolare del bar, che visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza si è accorto della presenza di un uomo all'interno del locale nel tentativo di scassinare la cassa per portarla via. Raccolta la segnalazione, sul posto sono state inviate due volanti che hanno raggiunto il locale in pochissimi minuti. Il ladro, accortosi dell'arrivo dei poliziotti, ha cercato di darsi alla fuga, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Formalizzata la denuncia da parte del proprietario dell'attività commerciale, la polizia ha tratto in arresto il pregiudicato catanese, il quale, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. L'emergenza siccità sempre in primo piano, crisi idrica che sta colpendo diversi settori. In Sicilia c'era preoccupazione ad esempio per i centri di dialisi, ma dalla regione hanno assicurato tutti, non c'è attualmente emergenza per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua appunto nei centri di dialisi della Sicilia. Vediamo il servizio. Non c'è in atto alcuna emergenza per l'approvvigionamento di acqua nei centri di dialisi della Sicilia, è quanto emerso dalla riunione tenutasi a Palermo della cabina di regia per la siccità della regione siciliana, coordinata dal dirigente del Dipartimento della Protezione Civile, Salvo Cocina. Presenti il dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, e i rappresentanti di categoria. Solo poche strutture, infatti, hanno avuto la necessità di rifornirsi in maniera autonoma con autobotti. In Sicilia sono presenti circa 80 centri che garantiscono le cure salvavita a 4.000 pazienti. Si tratta di strutture che hanno un grande consumo di acqua, servono infatti fino a 1.000 litri a paziente per ogni seduta di dialisi. Proprio per questa consistente necessità idrica e per scongiurare qualsiasi eventuale futura sospensione o interruzione dei trattamenti, la cabina di regia e il Dipartimento Pianificazione Strategica predisporranno una direttiva congiunta per sollecitare i comuni e i gestori del servizio idrico ad assicurare alimentazione prioritaria e intervenire nei casi di difficoltà, viste le funzioni vitali dei centri di dialisi. A questi ultimi si chiederà contemporaneamente di potenziare i sistemi di accumulo. La cabina di regia, inoltre, a breve acquisirà ulteriori dati sull'utilizzo di acqua delle strutture e si riunirà per un monitoraggio più approfondito delle esigenze. Prevenzione incendi ad Acireale per la stagione estiva è stata presentata la relazione finale della Task Force istituita dall'amministrazione. Presentata ad Acireale la relazione finale della Task Force istituita dall'amministrazione per far fronte alle incombenze amministrative e di controllo in materia di prevenzione incendi per la stagione estiva 2024. La relazione è stata siglata dal dirigente dell'area Ambiente e Protezione Civile Nicola Russo. Siamo stati lungimiranti, ha dichiarato il sindaco Roberto Barbagallo. Ringrazio gli uffici e tutti i componenti, ha aggiunto, che hanno risposto positivamente alla mia idea di creare una task force che doveva occuparsi solamente della prevenzione incendi con la mappatura e la verifica di tutti i terreni e l'emanazione di diffide e sanzioni. Adesso contiamo di avviare gli interventi in sostituzione e in danno a chi non ha pulito il proprio terreno. Siamo soddisfatti di esserci organizzati per tempo, il lavoro fatto ci è stato riconosciuto anche dalla Protezione Civile regionale e dai Vigili del Fuoco. Con i mezzi e gli strumenti a disposizione siamo stati alla avanguardia da questo punto di vista. Ringrazio gli uffici e tutti i componenti della Task Force che in questo mese e mezzo si sono dedicati a un lavoro incessante con la mappatura e la notifica degli atti. Ricordo, ha concluso il sindaco di Acireale, che chi non pulisce il proprio terreno crea un pericolo per l'incolumità altrui.
Cambiamo decisamente argomento. A Giardini Naxos si è svolta un'importante cerimonia commemorativa. Ci racconta tutto Mauro Romano. Siamo oggi con il comandante della sottosezione di Giardini Naxos della Polsrata, Gian Antonio Spadaro, tra parentesi, anzi non tra parentesi, fratello di Angelo Spadaro, un eroe della Polizia Stradale al quale viene intitolata proprio la sottosezione. Cosa ricorda del fratello? Innanzitutto la ringrazio della parte in cui ha detto un eroe della Polizia Stradale perché effettivamente Angelo ha dato la vita in servizio e lavorando per la Polizia di Stato e per la Polizia Stradale nello specifico. Di Angelo un ricordo sotto il punto di vista familiare per noi era un punto di riferimento, un sostegno sia per me, mia sorella, che per i miei genitori. Come collega, era un collega altamente preparato, che è capace di risolvere ogni problematica sulla strada e che purtroppo alla fine ha avuto un brutto evento. Però questo era Angelo, una persona molto genuina, preparata e capace di qualsiasi attività. Cosa ricorda di quel tragico momento che ha visto scomparire così tragicamente, Angelo? No, di quella sera, una sera tragica veramente per tutti quanti noi, ma soprattutto anche perché quella sera sono venute a mancare altre due persone. Quella notte del 15 gennaio sono morte in totale le tre persone che hanno stravolto la vita di altrettante tre famiglie. Però, come tutti quanti noi, dobbiamo andare avanti. Importante iniziativa presentata invece a Catania, Donne Smart nel Wine and Food. Per i dettagli sentiamo Lucio Di Mauro. Al via il reclutamento di 90 candidate donne residenti in Sicilia, disoccupate o inoccupate, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, che saranno selezionate per i 5 corsi formativi gratuiti del progetto Donne Smart nel Wine and Food. Sogna, osa e conquista, recita così questo slogan straordinario di un'iniziativa dove cercate donne che amano il wine and food. In che modo? Allora, il nostro è un progetto di empowerment femminile, tutto siciliano, perché si rivolge, anzi si rivolgerà a 90 donne residenti in Sicilia tra i 34 e i 50 anni che in questo momento sono fuori dal mercato del lavoro, quindi sono disoccupate. Gli daremo l'opportunità, completamente a titolo gratuito, perché il progetto è finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale, impresa sociale, di fare un percorso di formazione molto specialistico nel digitale. Ci sono 5 corsi fra cui scegliere. E questi corsi saranno sì sul digitale, ma applicati al settore enogastronomico, quindi con la possibilità di sviluppare competenze specifiche nell'ambito digitale, ma con un'attenzione ai prodotti eccellenti che abbiamo in Sicilia, nel settore appunto enogastronomico. A questo si affiancheranno degli incontri con le aziende, la possibilità di fare delle sessioni di coaching, orientamento, visite didattiche in eccellenza del territorio, perché l'obiettivo è proprio ricollocare queste 90 donne e di dargli, diciamo, una nuova possibilità di esprimere il loro potenziale e al contempo avere un impatto positivo sull'economia locale, in particolare sul settore enogastronomico, anche perché vediamo tutti i giorni, attraverso la nostra esperienza, che le aziende del settore enogastronomico in Sicilia hanno bisogno di competenze di alto livello, ma non le trovano e vogliono quindi offrire lavoro, ma non trovano le competenze che E cercano. quindi allora per iscriversi, per partecipare a questi corsi che sono online, se non vado errato, Assolutamente, quindi ci online si può collegare gratuiti, da ogni punto della Sicilia, dalla montagna alla collina, cosa quindi non devono ci sono fare? scuse per Cosa partecipare. devono fare? Allora, sul nostro sito cruvision.it/donnesmart trovate tutte le informazioni sulla faculty, i corsi e poi c'è la possibilità di candidarsi, scaricare il bando, seguire una serie di punti, candidarsi online. E il tempo non è, c'è un po' di tempo, 25 agosto è una prima scadenza se siete interessati ai corsi di digital marketing, mentre 29 settembre per altri corsi molto specifici come quello di e-commerce, big data e user experience. Solo donne? Solo donne, assolutamente. Siamo proprio qui per loro e il progetto è solamente dedicato alle donne che residenti in Sicilia, come dicevo prima. Parliamo adesso della Terra e delle preoccupazioni dei più piccoli sul futuro del nostro pianeta.
Nonostante condividano l'ansia per il futuro della Terra, sono fermamente convinti di poter fare ognuno la propria parte per migliorarne la condizione. Il 95% delle bambine e dei bambini italiani, infatti, si dice preoccupato per il pianeta. E 4 su 10 raccontano di aver fatto un brutto sogno sul cambiamento climatico, sull'ambiente in pericolo e di aver fatto fatica a dormire o mangiare a causa di questo pensiero. Inoltre, preoccupazione, tristezza e rabbia sono alcune delle emozioni maggiormente associate dai più piccoli ai timori per il pianeta. Questo quanto emerso dalla ricerca promossa da Scuola Attiva Onlus nell'ambito del progetto educativo A Scuola di Acqua, sostenuto da San Pellegrino e che ha coinvolto circa 1000 giovanissimi tra i 5 e gli 11 anni. Questa condizione nei bambini non è necessariamente correlata a esperienze realmente vissute, ma piuttosto è frutto della comunicazione e informazione sui temi del climate change, che influenzano la percezione del problema da parte dei più piccoli. Quindi anche solo conoscere le conseguenze dei cambiamenti climatici attraverso i media può influenzarne la salute mentale. Dai dati emerge anche che, nonostante un marcato stato di preoccupazione, i più piccoli si sentono strettamente connessi all'ambiente e il loro approccio non è passivo, anzi, al contrario, sentono un forte spirito di protagonismo e motivazione ad agire. Quasi tutti, infatti, si percepiscono direttamente responsabili della situazione e pensano che il proprio contributo possa fare la differenza. Ai loro occhi, inoltre, la soluzione sta nella partecipazione di tutti, anche degli adulti, nei quali è riposta la fiducia e che pensano debbano contribuire alla salute del pianeta. Parliamo adesso delle tasse universitarie. L'Italia è uno dei paesi in Europa in cui si paga di più. Le tasse universitarie degli Atenei italiani sono tra le più alte d'Europa. Questo quanto emerso dalla ricerca Università quanto mi costi, presentata dall'Unione degli Universitari attraverso un'analisi dettagliata sulla situazione delle tasse universitarie in Italia, realizzata incrociando le banche dati del Ministero dell'Università e del sistema informativo Siope Bank Italia. In base al report che registra gli incassi degli enti pubblici e i bilanci preventivi degli Atenei per il 2024, il saldo complessivo proveniente dagli studenti si attesta intorno a 1,5 miliardi l'anno. Una cifra alla quale l'UDU somma anche i proventi per la didattica, ossia il costo di master e altri corsi a pagamento. Sempre secondo questa ricerca, uno studente italiano arriva a pagare in media fino a 1,000 euro l'anno per gli Atenei pubblici, un prezzo alto rispetto al resto dell'Europa se si pensa che in Germania, ad esempio, non esistono tasse universitarie, ma solo contributi semestrali tra 100 e 350 euro, trasporti pubblici inclusi. In Francia, secondo il report, le tasse vanno da 170 per una laurea triennale a 380 per un dottorato. In Spagna i costi variano molto, con una triennale che può costare tra 350 e 3.500 euro all'anno e un master tra 300 e 3.500 euro, a seconda dei crediti. In Svezia, Danimarca e Finlandia, invece, laurea e master sono gratuiti. I dati emersi, infine, evidenziano anche enormi divari territoriali nella tassazione media tra gli Atenei italiani. L'università, con il guadagno più alto in Nord Italia, percepisce una tassa studentesca media che è superiore di 3,5 volte quella dell'Ateneo con il compenso più basso nel Meridione. Sport, pallavolo, nuovo colpo in entrata per la Saturnia AC Castello. Vediamo di chi si tratta. La Cosedil Saturnia AC Castello mette a segno un altro colpo di mercato con l'arrivo dell'opposto veronese Andrea Argenta. Lo schiacciatore classe 96 mette dunque a disposizione di Mister Placì tutto il suo talento con un braccio vincente e 205 cm di altezza. Argenta ha militato nelle giovanili della nazionale dal 2013 al 2016, dall'under 19 all'under 23, ottenendo la convocazione per la nazionale maggiore nel 2015, con la quale ha fatto il suo esordio poi nel 2018. Nelle ultime due annate Argenta ha giocato con Anversa e nella sua carriera ha disputato 3 stagioni in Superlega tra Modena, Ravenna e Trento. Doppio riconoscimento nella stagione 2016-2017, miglior under 23 italiano e miglior realizzatore della Serie A2.
Quando ho saputo di essere tra le scelte della Saturnia e di Mr. Placì, non ci ho pensato due volte, ha dichiarato Argenta. Conosco il mister per la sua fama, ha aggiunto, e negli ultimi anni ho giocato contro di lui delle amichevoli. Sarà molto interessante affrontare con il coach questa stagione. Metto a disposizione sua e della società, che mi è sembrata molto determinata a risalire in Superlega, tutte le mie qualità. In Sicilia Argenta ritrova compagni di squadra da Elia Bossi a Giulio Sabbi e Davide Saitta. Non vedo l'ora di riunirmi a loro e agli altri compagni, ha affermato. Cercherò di tenere sempre alto il ritmo, sempre con il massimo della professionalità e serietà. Prima di chiudere, come di consueto, la rubrica 100 secondi a cura di Giacomo Cagnes. Emergenza rifiuti dopo la chiusura della discarica di Lentini. Nell'isola non solo la carenza di risorse idriche a causa della siccità, ma anche e soprattutto per la carenza strutturale, con continui lavori per tamponare condutture obsolete e poco funzionali, rimbomba in piena estate la possibile crisi dei rifiuti, essendo la Sicilia ancora non dotata di termovalorizzatori. Ci si affida alle discariche a cielo aperto e per la Sicilia orientale la chiusura disposta dal governo regionale della grande discarica di Lentini, della Sicola Trasporti, che serve circa 200 comuni della Sicilia, attualmente sotto amministrazione giudiziaria, è una mazzata. È scattato l'allarme in tutti i comuni e che comunque in via del tutto eccezionale, secondo disposizioni emergenziali, con i costi maggiorati del caso, potranno conferire in altre discariche dell'isola. La discarica di Lentini potrà tornare funzionale quando si metterà in regola con le disposizioni emanate il 10 di giugno dal servizio autorizzazione e valutazione ambientali dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, che l'azienda ha comunicato evidenziando le criticità. Ha reso noto che viene negata l'autorizzazione al proseguimento dell'attività in attesa della definizione delle istanze di verifica di assoggettabilità della via, la verifica di impatto ambientale. Di fatto la decisione è a tempo indeterminato. L'assessorato non dà la possibilità di accogliere e trattare altri rifiuti senza tutti gli accorgimenti per la tutela dell'ambiente. Questa decisione, che arriva in questo periodo molto delicato a causa delle temperature molto elevate, desta notevoli preoccupazioni in tutta la collettività.